benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sciotta 51 e oggi, dato che non sono pratico a impennare, facciamo un po' di pratica nell'impennare. Adesso ci stiamo dirigendo verso un luogo tranquillo in cui nessuno ci romperà le scatole e potremo impennare. Tizio che cammina a parte. Ok, questo potrebbe essere un luogo per impennare. Quindi, volendo arrivare al dunque, come andrò ad impennare oggi? Dato che non sono capace ad alzare la moto con la frizione, infatti io prima mi limitavo ad alzarla di coppia, adesso sto scoprendo come si alza di coppia, cambiare marcia e tutto quanto. Prima mi limitavo solamente ad alzare di coppia, sia perché non avevo il motore abbastanza potente per come impenno io, sia perché di frizione la moto si alza troppo aggressiva e quindi volevo evitare danni. La tecnica che userò oggi sarà questa, per adesso è la tecnica che preferisco per impennare. L'alzo in prima di coppia, poi vado sulle altre marce. Ho paura di arrivare fino al baricentro, diciamo, quando la moto è su una ruota. E quindi niente, più per sviluppare la sensibilità in impennata che per fare impennate chilometri. Questa già era un po' meglio, però si può lavorare ancora. Leggero passo avanti in quanto a baricentro. Sto violentando la scatola del cambio. Qui mi sono spaventato e ho tolto il piede dal freno, mai fare una cosa del genere. Ho dovuto mollare il gas perché senza piede sul freno non si impenna mai. Spettatori. Più una soddisfazione personale arrivare in terza, perché poi la moto è scesa perché era troppo presto. Questa era buona. Visto? Ho messo la terza. Era sempre un po' troppo presto. Diciamo che c'è un regime particolare che ti consente di non tirare troppo sulla moto, continuare a camminarla e allo stesso tempo cambiare le marce. Ora lasciamo stare il fatto che non riesco a continuarla l'impennata in terza, però quello che sto cercando di sviluppare oggi è la sensibilità verso quel ristretto numero di giri che ti consente di non avere il motore a fondo giri completamente alla Andrea Pirillo, però comunque ti consente di impennare in sicurezza. Ecco, questa si poteva migliorare. Visto? Questo è un altro stile di impennata. L'impennata che non ti fa alzare proprio l'inverosimile la moto, però la cammini per tanto tempo, pur essendo ad un'inclinazione meno elevata.